Il titolo del lavoro è Solo gli occhi piangono, è un estratto di una poesia scritta dall'interprete principale, visto che è un documentario, è un ritratto di questa signora, che si chiama Elide e che io ho conosciuto 4 anni fa quando sono arrivato a Torino. Allora, la circoscrizione che mi è stata assegnata è la circoscrizione 1. In realtà l'ho scelta io perché essendo la protagonista iscritta a un corso di laurea in lettere, che è la sede Palazzo Nuovo, è in centro, nella circoscrizione 1, allora ero forzato a... cioè per forza di cose lo dovevo girare lì, se no sarebbe stato un problema. Ma c'è stato, direi, un bel coinvolgimento, visto che comunque mi sono dovuto relazionare con il professore del corso di lettere, con i tutor dell'ufficio disabili che seguivano la protagonista, la signora Elide, e anche in situazioni comunque delicate. Quindi devo dire, da quel punto di vista, sono stati tutti molto disponibili, dal professore, che è Giorgio Ficara, che mi ha dato la fiducia per riprendere la sua lezione, alle varie tutor delle ragazze molto giovani, più o meno della mia età, che sono rese disponibili per essere filmate senza troppe esitazioni, devo dire. Allora, il mio tutor è Rossella Schillaci. Io in parte la conoscevo già, ed è anche per questo motivo che ho cercato di farmi seguire da lei. E lei mi ha aiutato soprattutto in fase di scrittura e in fase di montaggio, dandomi dei riscontri, dei feedback. Quelli che mi sono serviti di più sono sicuramente quelli in fase di scrittura, perché se a volte mi stavo un po' allontanando dalla storia, dal nucleo della storia, oppure stavo prendendo una direzione non tanto interessante, allora lei è molto diretta, quindi me lo diceva subito. Diciamo, cerca insomma di renderla più viva, di trovare un po' dei momenti dove interagisca con qualcuno, dove da quel punto di vista lì mi ha dato molti stimoli interessanti. E poi dopo in montaggio mi ha dato dei riferimenti che a volte ho accolto, per lo più ho accolto, nonostante io sia abbastanza testardo, quindi l'ho fatta anche abbastanza disperare. Però alla fine si è conclusa bene anche con lei l'esperienza. C'è stato uno scambio interessante, proficuo. Io ho lavorato con una troupe molto piccola. Eravamo tecnicamente nelle fasi di ripresa in due. Io alla camera e Marco Marasciuolo, che prendeva la presa diretta. E devo dire che mi ha un po' salvato, perché senza di lui mi sarei ritrovato in grande difficoltà, in un gran casino. E da quel punto di vista là non è stato facile, nel senso che se non l'avessi trovato, di fatto l'organizzazione non è che mi poteva mettere a disposizione un fonico, quindi mi sono arrangiato e per fortuna mi è andata bene. È andata bene perché lui è un fonico che vuole fare quello nella vita, quindi è stato interessante. Mi ha insegnato anche molto. E poi dopo, vabbè, la montatrice con cui collaboro da diversi anni, e sempre Marco che mi ha aiutato poi dopo, cioè ha fatto il sound design del corto, il mix audio, e la tutor che mi ha aiutato, poi dopo Alejandro Della Fuente, che produce diversi miei lavori, che anche lui mi ha sostenuto, mi ha aiutato in varie fasi del cortometraggio, dalla scrittura al montaggio alla post-produzione. E poi è stato molto interessante lavorare con Paolo Rapalino, che è stato messo a disposizione dall'assistente
l'associazione Piemonte Movie per tutti i cortometraggi. Ha dato sicuramente un tocco di qualità in più al cortometraggio. Per il resto, quindi il nucleo di lavoro era fondamentalmente questo. Io, Marco Marasciuolo, Benedetta Marchiori e la tutor, Rossella Schillaci. Siamo noi che abbiamo, diciamo, discusso e lavorato insieme. Gli altri sono stati coinvolti. Ah, e poi l'attrice, la protagonista Elide, che ovviamente è anche coautrice della storia, essendo lei stessa quella che ce la racconta. Allora, il festival me lo vivo molto bene perché sto vedendo molti film, alcuni più belli, alcuni meno belli. E, per esempio, ho visto un film sardo, molto bello, mi è piaciuto molto. In genere io seguo molto la rassegna documentari, quindi TFF Doc, italiana, internazionale. Stanno purtroppo visto pochi film della rassegna Onde. Comunque seguo il festival più o meno da 3-4 anni, quando sono venuto qua, e anche grazie al piccolo cinema con cui collaboro, c'era la possibilità di prendere un accredito e quindi diventava tutto più semplice per vedere i film. Però è sempre un'esperienza emozionante, un confronto interessante, che dopo un po' manda anche fuori di testa vedere troppi film. A un certo punto no, non ce la facevo più, quindi ieri non ho visto niente. E il cortometraggio è il ritratto di una signora che io conosco da diversi anni e che ha deciso negli ultimi mesi di iscriversi a un corso di laurea in lettere. E questo mi ha colpito molto perché è una signora, diciamo, molto anziana e quindi ho deciso di seguire questo momento della sua vita sapendo che avrei indirizzato il mio sguardo più sul suo passato e sul suo legame profondo con la passione per la poesia, per la letteratura, anziché su il corso, l'esame che avrebbe dovuto sostenere. Quindi è più uno sguardo sul suo passato, a partire dal suo presente. E sono molto affezionato a questo cortometraggio perché è una storia comunque intima, fatta di grande fiducia reciproca tra me e la protagonista. Sicuramente abbiamo affrontato dei momenti anche duri da parte della protagonista quando, anche per via dell'età, no, non si sentiva molto bene, però poi c'è stata una grande vitalità nell'interazione, nel racconto, in questa piccola avventura.